oggi di cosa parliamo? Parliamo di basi dati, o meglio, non parliamo di basi dati perché di quello sapete già tutto, avendo fatto già il corso omonimo l'anno scorso, ma cerchiamo di parlare di come si accede ad una base dati in generale da un'applicazione web, ma poi molto più specificatamente, scusate, in generale da un'applicazione Java, ma poi molto più specificatamente da un'applicazione web, che è ovviamente il nostro caso. Per far questo spendiamo un attimo a familiarizzarci con un database vero, no? Che non sia un foglio di carta o una lavagna, che è il tipico database con cui avete lavorato nel corso di base di dati, e non sia neanche Access della Microsoft, che è un ottimo strumento per creare applicazioni, ma non è un database, o non è un DBMS, è vero, no? Nel senso del significato che gli dà lo standard SQL, e di fatto ci orientiamo verso uno strumento che è il più utilizzato in ambito open source, ne esistono due, no? Quello che utilizziamo noi sarà MySQL, l'altro è PostgreSQL, sono due prodotti open source utilizzabili, ci esiste una versione per tutti i sistemi operativi, che di fatto sono gestori di basi di dati, no? DBMS, Database Management Systems. Allora, prima di così entrare, no, su come si accede a queste basi di dati, spendiamo un attimo di tempo per conoscerli, no? Conoscere questi prodotti. Appunto, mi risulta che nel corso precedente abbiate usato sia Access che Oracle, ma forse mai, a parte magari qualcuno individualmente, MySQL o Postgres. Allora, un attimo, per sulle macchine del laboratorio è già installato ciò che ci serve, però per potervi ricreare il vostro ambiente di lavoro vi racconto i passi, no, partendo da zero. Allora, in ambito, partiamo in ambito di prodotti open source, esistono due principali, no, database. Uno è Postgres, PostgreSQL, che è la connotazione di PostgreSQL, e l'altro è MySQL, con due prodotti grosso modo concorrenti, hanno caratteristiche abbastanza diverse tutto sommato. Postgres è un prodotto più completo, più standard, un pochino più forse complesso da gestire, ma è quello che, se voi cercate un'implementazione più possibile fedele allo standard dell'SQL, comprese anche le cose più sofisticate, tipo i trigger, le transazioni, no? Le cose che si usano più di rado, troverete che Postgres è più avanzato in questo campo. Viceversa, MySQL è un prodotto più leggero, più semplice sia da usare che da installare. In alcuni casi, diciamo così, prende qualche scorciatoia implementativa, per cui alcune funzionalità dello standard SQL non vengono implementate del tutto per avere delle prestazioni, diciamo così, forse anche un pochino migliori, ecco. Ovviamente a scapito magari di controlli di integrità referenziale che vengono fatti in modo non completo. Sono poi, dal punto di vista nostro, del programmatore che deve accedere in Java a un database remoto, che cosa sia questo database importa abbastanza poco, a meno che non si debba entrare proprio nel merito di creare, appunto, come si dice, store procedures, cioè procedure memorizzate dentro il server, applicazioni che siano basate fortemente su trigger e cose di questo genere. Per semplicità d'uso noi abbiamo scelto di usare MySQL, anche perché ha degli strumenti di amministrazione anche un pochino più comodi, e più integrati, mentre su Postgres appunto è più, se vogliamo, lato enterprise, no? Applicazioni serie, è un po' più complesso da gestire, ma per il resto sono
entrambi molto validi, sono utilizzati su, pur essendo prodotti open source gratuiti, sono utilizzati su milioni di siti web o milioni di applicazioni al mondo, quindi sono entrambi molto stabili. Poi ovviamente ci sono alternative commerciali, tra cui ad esempio il famoso database della Oracle, di cui ne esistono anche versioni a scaricamento gratuito, ma solamente non per uso serio, mentre questi signori, cioè non per uso commerciale, solamente per uso personale. Mentre questi prodotti li potete usare, diciamo così, gratuitamente anche, anche in applicazioni commerciali per licenza d'uso. Dietro Postgres di fatto ci sono dei team di sviluppatori. MySQL invece è un prodotto che è nato, diciamo così, da un gruppo di sviluppatori indipendenti, e quindi creando, diciamo così, un progetto community. Questo progetto, diciamo, è stato poi acquistato qualche anno fa dalla Sun Microsystems. E poi, come sapete, la Sun è stata acquisita più recentemente, 2 anni fa, dalla Oracle. Per cui, al giorno d'oggi, la Oracle si trova in una situazione abbastanza paranoica, per cui è il principale fornitore di database commerciale, con dei prezzi di licenza che vanno dai 10-100.000 euro all'anno in su, e che, con dei requisiti di sistema spaventosi, perché si dice: ma se tu vuoi fare un vero server Oracle hai bisogno di una macchina dedicata, almeno 12 dischi diversi configurati in questo modo, in modo da poter separare indici, tabelle, eccetera. Ed hanno un loro approccio, diciamo così, che punta all'alta scala, no? Quindi grandi installazioni, grandi investimenti hardware e grandi costi di licenza. A questo punto la stessa Oracle è diventata proprietaria del più diffuso database open source, no? Che in realtà non è un concorrente diretto, no, del DB Oracle propriamente detto, perché invece è più mirato a installazioni più semplici, leggere, con meno requisiti di scalabilità, anche se in realtà viene usato anche su applicazioni molto complesse. Questo crea alcune stranezze, ad esempio il fatto che per MySQL esistono due siti, dev.mysql.com e quello classico www.mysql.com, dove sul sito ufficiale, che magari è il primo che si trova, parla quasi esclusivamente del cosiddetto MySQL Enterprise Edition, cioè una versione di MySQL commerciale. Per cui, se volete, potete comprarlo e avete insieme degli strumenti di sviluppo in più, ma soprattutto poi supporto tecnico da parte di Oracle stessa. E non è così facile da questo sito trovare, perché se vado su prodotti da scaricare, non è così facile trovare, vedete che qua non c'è scritto free da nessuna parte, no? Ci sono dei prezzi. In realtà di questo prodotto ne esiste una versione, sì, loro dicono che è open source, ma poi non ti fanno vedere dove si scarica. Il modo migliore di trovare le cose è andare direttamente sul sito per sviluppatori, dev.mysql.com, che parla invece solamente della versione free. Quindi, diciamo così, i marchettari della Oracle, quando hanno preso mano il progetto, hanno un pochino cercato di togliere evidenza da quella che è l'home page del sito www.mysql.com, e farlo diventare più una vetrina per vendere il supporto tecnico a MySQL piuttosto che non facilitarvi uno scaricamento. Solo come attenzione, perché se uno cerca su MySQL e su Google gli salta fuori questo e poi dice: ma do cacchio, si scarica perché è tutto pagamento, no? Adesso questo download qua l'hanno aggiunto dopo, all'inizio non c'era, e questo ti manda community server, che è la versione community è la versione gratuita, la versione enterprise è la versione a pagamento. Poi ci sono alcuni prodotti che sono solo disponibili a pagamento, ad esempio il discorso del clustering, cioè aver creare server su più macchine. Ma noi non andiamo a entrare nei meandri delle differenze tra pagamento e gratuito, concentriamoci su questo. No? Quindi dev.mysql.com, ci sono sia gli scaricamenti possibili che la documentazione, e ne avevo bisogno.
spesso quando ci chiederemo una query, come si scrive, eccetera. Quindi su Downloads, quali sono i prodotti che si possono scaricare? Allora, il componente principale è quello che qui è chiamato MySQL Community Server. Community Server è il DBMS vero e proprio, cioè il gestore delle basi di dati. Si, diciamo così, installa come daemon, come servizio, a seconda della terminologia che usa il vostro sistema operativo, e rimane lì pronto ad accettare delle richieste di query SQL e a eseguirle sulle basi dati che creiamo, ma creiamole anche lì con le istruzioni SQL, create database pippo, dentro create table utente, e poi vari campi, eccetera. Quindi sono oggetti che una volta il community server, in realtà il server, una volta che è installato è invisibile, non lo vedete, perché lui è lì che gira in background e lo potete usare solamente se vi connettete a questo. Vi connettete con uno di vari possibili client. Client potrebbe essere un programmino che vi scrivete voi che si collega, c'è già un programmino a linea di comando che apre una finestra di testo, potete inviare query. Esistono anche invece programmi grafici per potersi collegare al DBMS e fare delle query, creare delle tabelle in un modo un pochino più comodo. E questi sono i cosiddetti GUI tool, gli strumenti grafici, GUI tools, che non fanno nulla da soli, nel senso che sono semplicemente un front-end grafico, anche completo, ma che deve collegarsi al database per eseguire le query vere e proprie. Questi sono quindi i due strumenti minimi che ci servono, sono il server e i GUI. Inoltre, per poterci collegare al database da parte di un programma nostro, bisogna installare anche delle librerie che siano adatte al linguaggio di programmazione che usiamo e che queste librerie conoscano il modo di collegarsi con MySQL. Perché se c'è una cosa che lo standard SQL non specifica, sono le modalità di accesso sulla rete, su socket, TCP, sul database. Quindi ogni database è diverso e di fatto ogni fornitore di database vi fornisce una libreria. Se scrivete in C, se scrivete in C++, se scrivete in .NET, se scrivete in Java, se scrivete in PHP, vi forniscono delle librerie di accesso al database, attraverso cui potete collegarvi e mandare le query. Queste librerie si chiamano connector. E se andiamo a vedere il connector, ce ne sono, come c'è scritto, per vari tipi di database. ODBC è lo standard usato in ambiente Windows principalmente, Java, .NET, C++, C, PHP, eccetera. Quindi sono le piccole librerie che voi dovete importare nel vostro progetto, nel vostro eseguibile, per poter accedere al database. Quindi questo serve solamente per creare i nostri programmi. Quindi noi ci dovremo scaricare il community server, e qui fa vedere che c'è, dunque, dove è andato? Qua sotto, MySQL Community Server, c'è per tutti i sistemi operativi che possiamo immaginare, poi dipende le varie forme, nel caso di Windows conviene chiaramente il pacchetto installer che lo installa tutto, ma non scaricatelo ancora perché c'è un modo più comodo. Queste sono le release GA, cioè quelle diciamo stabili, mentre se uno vuole farsi del male ci sono anche le release instabili di sviluppo, ma già dobbiamo risolvere i bug nel nostro codice, lasciamo qualcun altro quello di farlo nel codice di MySQL. Quindi qui si potete scaricare sia la versione per Windows che per alcune versioni di Linux, che per Mac OS che molti di voi hanno. Questo è il server. La versione 5.5, per ciò che facciamo noi, qualunque versione della 5.0.5.1 in avanti va bene. Adesso non ricordo più esattamente quale versione ci sia installata su queste macchine, ma le differenze non sono percepibili, ecco, per il tipo di cose che dobbiamo fare noi. I GUI tool sono di fatto stati ridisegnati totalmente e integrati un paio d'anni fa, hanno cominciato un paio d'anni fa e adesso, diciamo così, il ridisegno è stato completato, si chiamavano GUI tools,
no? Una volta, al plurale, perché c'erano diversi programmini, uno per avviare e fermare il database, uno per creare le tabelle, l'altro per giocare con le query, poi li hanno consolidati in un unico strumento che si chiama MySQL Workbench. Infatti qua nel menu lo vedete al singolare, GUI Tool. Quindi il nome vero è il Workbench, il banco di lavoro. E poi ho messo tra parentesi GUI Tool per far ricordare a chi era abituato ai programmini sparsi prima, che è la stessa cosa, semplicemente riunita in un unico programmone. E anche qua è scaricabile. E poi ci sono i connectors di cui a noi interessa ovviamente questo connector J, che è per Java. E questo in realtà vedete che è platform independent, perché è un jar scritto in Java e quindi è indifferente, no? È lo stesso esattamente file, lo stesso archivio, che va bene su tutti i sistemi operativi. Il numero di versione del connector non ha nulla a che vedere con il numero di versione del server, quindi non facciamoci ingannare. Ah, là c'è 5.2, qui c'è 5.1, sono due cose diverse. Quindi questi sono i tre ingredienti minimi per poter lavorare. Beh, in realtà il Workbench non sarebbe indispensabile, ma è molto comodo. Se però siamo sotto Windows, c'è un prodotto nuovo che si chiama MySQL Installer, che è comodo perché scarica, cioè di fatto è un programmino di installazione che si scarica già lui i pezzi che volete scegliere, li installa tutti a raffica uno dopo l'altro. Un pochino più comodo che non scaricare i tre pezzi separati e installarli anche a mano. Un minimo di comodità in più è un pacchettone. Questo esiste solamente per Windows. Quindi in questo caso c'è questo MySQL Installer, che c'è solo per Windows, e tra l'altro c'è solo per macchina 32 bit e non 64 bit, cioè funziona lo stesso ovviamente. È una dimensione decisamente maggiore, che è maggiore la somma dei pezzettini, no, che ci servono, perché ovviamente include tutto. In realtà questo qui è abbastanza furbo, perché nel momento in cui installa i programmi lui ha dentro tutto, scegliete voi che cosa volete installare, e se per caso si accorge che è uscita una versione nuova, vi chiede se volete che lui scarichi la versione nuova, vi installi quella nuova oppure quella che è corrispondente al file scaricato. Provo solo a lanciare questo installer, non so, perché purtroppo qua su questa macchina l'ho già installato, quindi ovviamente non mi dove è andato? Dev MySQL installer, eccolo qua. Giusto per farvi vedere che faccia ha questo installer. Non è un fulmine di velocità. Vabbè, in questo caso mi va questa videata, perché mi dice vuoi installare aggiornamenti, vuoi modificare i prodotti che hai installato, e qui fa vedere, no, i vari prodotti che sono stati installati, una videata molto simile a quella che avrete alla prima installazione, in cui vi chiede quali prodotti vuoi installare. Tra l'altro in realtà c'è una selezione semplificata che ti chiede, ma vuoi che installi da solo, scelga io che cosa vuoi installare in una configurazione di sviluppo o una configurazione server, no? Nel nostro caso sarà una configurazione di sviluppo, quindi ci sono i connector e il server è impostato in modo da non usare tutte le risorse della macchina, mentre una configurazione server lui sa che quella macchina, no, si configura in modo da pensare che la macchina sia completamente a sua disposizione e quindi il database occupa tutto. Come dicevate, server, workbench e documentation sono le... Quindi andando avanti con l'installazione vi ritroverete con questi prodotti sulla vostra macchina. Sì, perché qui non c'è nulla da fare. Dopodiché come lo usiamo? Come dicevo, il server in quanto tale non fa nulla, cioè non è visibile, se non ad esempio nel caso di Windows compare come servizio, no? Tra i servizi del sistema operativo
ce n'è uno che si chiama o MySQL o MySQL 5.5. Quando questo servizio è avviato, il database sta girando. Quando il servizio non è avviato, il database non sta girando. Quello che consiglierei io è di andare a modificare questo, quando installate MySQL, lui lo installa come servizio ad avvio automatico. Quindi tutte le volte che accendete il PC, che vi serva o no, MySQL parte. Quindi io suggerirei di metterlo come avvio manuale e poi quando ci serve, quando vogliamo programmare, facciamo start e stop manualmente, no? L'avviamo noi direttamente a mano. Adesso in questo caso magari lo stoppo, così vediamo. Quindi questo servizio c'è, è installato, ma non, non mettiamolo come volete, ecco. Però se vi sta a cuore la durata della batteria e il tempo di avvio, è inutile metterlo come servizio d'avvio automatico, ma solamente quando ci serve. Quindi questo è questo servizio MySQL o MySQL 5.5, a seconda di cosa trova l'installer, gli dà dei nomi leggermente diversi, è il database vero, il community server. Però oltre ad avviarlo, a fermarlo, noi qua non ci possiamo fare quasi nulla. In realtà in fase di prima installazione, quando usate l'installer, vi chiede di specificare una password di amministrazione, l'unica cosa di fatto che dovete specificare, per un utente fittizio, un utente di amministrazione del database che si chiama root. Root è il nome dell'utente che ha tutti i privilegi. E lì dovete scegliere una password. Non c'entra nulla con root utente di Unix, che è l'amministratore del sistema. Ha lo stesso nome, ma è l'amministratore del database, questo utente. Normalmente io, ma su macchine di prova, questo utente, per non dover ricordare tante password, ho root come password root di nuovo, e forse qua su queste macchine è stato installato così. Ma ovviamente in una installazione reale ciò non succede. Dopodiché, per usare il database, che cosa usiamo? Usiamo il workbench. MySQL da qualche parte c'è, eccolo qua. Tra i vari programmi che ho installato ce ne sono alcuni, ad esempio il server, vedete che non ha nulla dentro, non posso usarlo, c'è semplicemente un client a linea di comando, ci apre una finestra di testo in cui poter scrivere i comandi, ci sono i vari connector che sono stati installati, e poi c'è in realtà il workbench, che è quello con cui faremo il lavoro. Adesso parte, che è un mostro di questo genere. È composto da tre colonne che corrispondono a tre tipi di operazioni completamente diverse. La colonna di destra si chiama server administration, amministrazione del server. Cosa fa un amministratore di un server? Crea i database. Ricordate, un DBMS è in grado di gestire tante istanze di database diversi. Nel gergo SQL li chiamano anche schema diversi. No? Io posso creare e rimuovere diversi database. Posso da questa interfaccia configurare più, lui le chiama server instances, sia in questa voce che in quest'altra voce, cioè server che girano. Potrei da qua amministrare server che girano su macchine diverse, non solamente sulla mia macchina. Importare e esportare dati e definire gli utenti che avranno l'accesso ad alcuni database del mio sito. Quindi tipicamente se creo un'applicazione web, creerò un database dentro il quale vanno a finire le tabelle di quell'applicazione web e poi creerò un utente specifico che avrà un username e una password di database che può accedere a quel database lì. Solamente quello, non può andare a far casino in altri database che dovessero girare sullo stesso server in quel momento. Quindi questa è la parte di amministrazione. Mi permette di creare database, creare tabelle. Poi c'è la parte, qui si chiama SQL Development, la prima colonna, che mi permette di collegarmi a un database già creato, esistente, e vedere le tabelle, fare delle query, vedere i risultati delle query, cose di questo genere. Quindi vedere le tabelle, modificare le tabelle,
i dati contenuti nelle tabelle e così via. E scrivere istruzioni SQL, testarle, debuggarle in modo interattivo. Poi c'è la colonna centrale, che invece non c'entra nulla con il database MySQL, o meglio, non così strettamente. La prima e la terza colonna, quindi amministrazione server, sviluppo SQL, per lavorare devono essere collegate a un'istanza di server. Se no non hanno nulla da fare, perché sono solo interfacce per inviare comandi SQL. Quello di mezzo invece è indipendente. C'è un editor, contiene un editor grafico che ci permette di disegnare le tabelle in modo grafico, in modo visuale, disegna le tabelle, disegna le colonne, eccetera. Quindi di fatto con una modalità simile, anche se semplificata, rispetto a più di basso livello rispetto ai modelli entità relazioni che facevate a base di dati, no? Permette di disegnare tabelle, disegnare le relazioni tra di esse, definire i tipi di dati delle colonne, eccetera, e poi alla fine è possibile da questo generare uno script SQL che contenga i comandi da dare per creare esattamente quel database lì, no? Quindi è uno strumento di editing visuale, di progettazione grafica di database. La progettazione la facciamo completamente sganciati dal database, poi alla fine, quando è finito, c'è una voce di menu, si chiama forward engineering, per dire prendi questo progetto, ingegnerizzalo, cioè di fatto implementalo dentro un database specifico, a quel punto si collega e manda i comandi, ma non fa altro che creare un grosso script SQL e poi mandarlo al server. Vediamo prima gli strumenti semplici, dopo ci avventureremo anche nel data modeling. Allora, prima cosa, vi trovate già creato un'istanza di server quando l'avete installato. Qui ci sono le istanze di server configurati, quindi se io volessi collegarmi a un nuovo server che sta da un'altra parte, dovrei mettere l'indirizzo e tutte le informazioni, la password di amministratore per potermi collegare a quel server. In questo caso ce n'è già uno configurato, quindi non serve configurarne altri, nella procedura di installazione viene già configurato. Se io ci faccio doppio clic sopra, come prima cosa lui si arrabbia, perché mi dice, ma guarda che io ho provato a collegarmi su un server sull'indirizzo localhost 127.0.0.1, ma non risponde. Se vuoi continuiamo, ma senza connessione. Non risponde perché? Ma perché l'ho appena stoppato il server. Okay? Se io continuo lo stesso, vedo che la maggior parte delle funzioni dice il server status è stopped e non ci posso fare nulla. No? Ma anche qua dentro la parte di amministrazione c'è una finestrina che si chiama startup e shutdown, che di fatto è già uno scorciatoia per avviare o stoppare il server, la stessa cosa che ho fatto prima a livello di pannello di controllo. Quindi se non volete aprire il pannello di controllo per avviarlo ogni volta, dal workbench lo si può fare. Quindi io qua scrivo start server, lui mi chiede permesso, e il workbench chiede al sistema operativo di avviare il server. A questo punto che il server è avviato, il workbench se n'è accorto, prova a collegarsi e ovviamente mi chiede la password di amministratore, che sarà sempre root sul mio PC. E a questo punto il server è definito running, sta girando. Qui siamo nell'administration, ricordiamoci, siamo su questa colonna qua, server administration. A questo punto lo status mi fa vedere che il server è running, mi fa vedere le risorse che questa macchina sta usando e mi fa vedere quante connessioni sono attualmente attive verso questo server. E in questo caso sono solamente queste due connessioni che ha generato il workbench stesso. Se lanceremo un'applicazione web, vedremo che, quando impareremo a farlo, vedremo che il numero di connessioni qua aumenta perché le varie pagine web si connetteranno. Tra l'altro il numero di connessioni disponibili su un server è limitato, è una risorsa definita limitata, quindi dovremo fare attenzione, quando impareremo a fare connessioni, a chiudere quelle che non ci servono, se a un certo punto il database satura tutte le connessioni disponibili e non ne accetta altre, quindi poi l'applicazione web che sta dietro non riesce più a fare nulla. Quindi è utile monitorare queste. Dopodiché,
esiste questa tabella, questa parte, gli utenti e privilegi, che vedremo, useremo tra un attimo, che serve per creare nuovi utenti che possono collegarsi al database. E un ultimo elemento che ogni tanto succede, l'unico elemento che è il backup e ripristino. Quindi scusate, rientro qua, esportazione e ripristino dei dati, cioè di fatto voi create delle tabelle, dei dati all'interno del DBMS, se dovete prendere questo o fare una copia di sicurezza o trasferirlo su una macchina diversa, la procedura è quella di fare prima di tutto un'esportazione, esporta su disco, e database, qui c'è l'elenco dei database, quindi potete scegliere ad esempio da questo database, che so che contiene parecchia roba, quali tabelle volete esportare, e lui le esporta in un file, in una cartella che contiene tanti file, uno per ogni tabella, oppure la cosa più comoda, esporta in un unico file con estensione .sql. Quindi esportare un database, di fatto cosa significa? Significa creare un file di testo che contiene dei comandi in SQL, e questi comandi servono per ricreare un nuovo database identico, identico abbastanza, a quello da cui, che sto esportando. Quindi avrà questo file avrà una serie di create table all'inizio e poi una serie di insert per mettere i dati dentro questo file. Chiaramente essendo un file molto... sarà un file molto prolisso, no? Sarà molto grande, perché innanzitutto è un file di testo non binario e poi ha proprio le istruzioni in SQL, però almeno è un modo standard per trasferire i dati. Se uno vuole farsi del male, può anche invece copiare le cartelle di sistema di MySQL, e se le versioni sono le stesse funziona. E l'operazione inversa è l'importazione, cioè voi avete salvato da qualche parte un file SQL, un dump SQL che rappresenta un database, lo dovete reimportare per poterlo usare, e qui l'operazione inversa, o da una cartella o da un file singolo potete andare a riprendere contenuto. Quindi operazioni banali, però è bene sapere dove sono, perché altrimenti quando uno poi è in database deve spostarsi su una macchina diversa, o anche solo farsene una copia di sicurezza ogni tanto, si passa di qua. Queste di fatto sono, quindi la gestione degli utenti e la gestione dei backup e dei ripristini sono di fatto le uniche operazioni che ha senso fare su questa parte di amministrazione, questa parte di dest admin. Importa e esporta, sicurezza, e poi questo discorso delle instances, se uno avesse più database da gestire, ma noi gestiamo solamente quello sulla macchina locale e quindi non abbiamo bisogno. Mentre invece la parte, diciamo così, in tempo reale è questa di qua, sviluppo SQL. Allora io qui, anche qui c'è una connessione predefinita, se no posso definire una nuova connessione, proviamo a farla così vediamo le informazioni che ci chiede. Una connessione è un modo di collegarsi, un nuovo modo di collegarsi a un database. E mi chiede come mi voglio collegare, e per noi normalmente sarà su TCP/IP, qual è la macchina su cui gira il database. Normalmente il default qua è localhost, ossia anche 127.0.0.1, ma possiamo anche scrivere il nome di un server a cui abbiamo accesso. Questa è la porta standard su cui gira MySQL 33.0.6, e poi l'utente e la password con cui collegarsi. Se mi collego con l'utente root avrò i privilegi dell'amministratore, se mi collego con un altro nome di utente avrò i privilegi che l'amministratore avrà dato a quell'utente lì. Default schema è il database di default che, a cui voglio collegarmi, quando apro la connessione viene preselezionato. Altre cose non ci interessano, normalmente. C'è già una connessione predefinita che è questa, che utente root, e vediamo che cosa tira fuori. Ecco, tira fuori questa interfaccia in cui c'è gli schema, quindi i database attualmente presenti su questa macchina, sono elencati qua, sono anche elencati qua, in modo ridondante. Questo era un database di esempio che arriva insieme a MySQL, dove contiene un po' di tutto.
anche qua dentro il database, se apriamo di qua possiamo vedere le tabelle, possiamo vedere, in questo caso non ci sono viste, non ci sono procedure memorizzate, di ogni tabella possiamo vedere le colonne. Stessa informazione ce l'abbiamo anche di qua, qui abbiamo le tabelle e possiamo selezionarle e modificarle. Allora, per imparare a usarlo, magari proviamo a costruirci un piccolo database di prova per vedere com'è questa interfaccia. Magari mettiamoci come obiettivo quello di realizzare quell'esercizietto della lista della spesa con cui abbiamo lavorato mercoledì e la settimana scorsa, realizzarlo con un database, quindi la lista della spesa la salviamo in un database. E quindi facciamo un nuovo database, un nuovo schema, che si chiamerà lista della spesa, o spesa. Schema vuol dire database, no? Quindi un nuovo database che contiene tante tabelle. Quindi aggiungo un nuovo schema e lo chiamo spesa, per esempio. Okay? Non c'è altro da dire qua, ma non ci sono proprietà, non ci sono altre cose da specificare. La cosa bella del Workbench è che lui, prima di dare ogni comando, me lo fa vedere. Così mi serve anche per ripassare o controllare, ripassare le SQL oppure controllare. Questa azione create schema in realtà significa solamente esattamente questa istruzione, che viene mandata al server sulla connessione attuale con cui sono collegato. Apply, eseguo lo statement, in questo caso è andato bene, altrimenti mi direbbe ci sono stati errori e potrei nel log andare a vedere i messaggi d'errore che il server mi ha risposto. Se in questo caso lo schema fosse già stato già esistente, mi avrebbe dato magari un messaggio d'errore, o se io non avessi avuto i privilegi per poterlo creare. E quindi adesso è comparso un nuovo schema qua sopra, che è uno schema spesa, che per ora non contiene niente. Lo andiamo a vedere anche qua, non contiene niente. Noi magari creiamo una prima tabella che contenga l'elenco della spesa di un certo utente, magari una tabella che contiene gli utenti, perché se il sito comincia a diventare vero, avrò bisogno di utenti che si registrano, mi danno la password e ognuno avrà il suo elenco della spesa o quello che vogliamo. Partiamo dal semplice, partiamo dall'elenco. Allora io qua aggiungo una tabella brutalmente, voi sapete che non si fa così. Prima bisogna fare la progettazione, entità, relazioni, pensando alle funzionalità complete del sito e poi dopo si capisce quali sono le tabelle da creare e quali colonne hanno. Adesso stiamo imparando gli strumenti, non stiamo ancora progettando il database. Poi per farlo davvero passeremo dalla fase di disegno. Allora, aggiungi tabella, mi porta a una finestra di questo genere in cui specifico il nome della tabella, posso chiamarla lista, ad esempio, e eventualmente dei commenti che vanno a finire come documentazione. Questo engine, vale la pena spenderci una parola, MySQL si è evoluto molto negli anni e di fatto, man mano che andava avanti, sviluppavano nuovi tipi di algoritmi e di rappresentazione dei dati con caratteristiche diverse, alcune magari più veloci, altri più precisi, cioè più approfonditi, eccetera. E di fatto i primi due sono quelli che sono più utilizzati. Uno si chiama InnoDB e l'altro si chiama MyISAM. Sono proprio due metodi di memorizzazione dei dati diversi. Ogni tabella può essere memorizzata in un modo diverso. MyISAM è quello tradizionale di MySQL, ma ha il difetto che di fatto non supporta le chiavi esterne e quindi non supporta i vincoli di integrità referenziale. Li potete dichiarare ma vengono ignorati. Ma d'altro canto ha il vantaggio che è molto più veloce, perché non fa tutti quei controlli. Se invece vogliamo creare un database che abbia vincoli di integrità referenziale, per cui io se definisco che questa è una chiave esterna per quest'altra tabella, allora non posso cancellare l'elemento della tabella se c'è qualcuno che gli fa riferimento, o cose simili, sono obbligato a usare tabelle di tipo InnoDB, che è nelle ultime versioni ormai il default. Quindi. E poi ce ne sono tutta un'altra serie di algoritmi, alcuni sperimentali, altri invece più o meno un pochino più stabili, ma quindi questo normalmente non abbiamo bisogno di toccarlo. Quindi abbiamo definito il nome della tabella e poi definiamo ad esempio le colonne. A questa tabella sono associate delle colonne, degli indici, delle chiavi esterne, dei trigger
e beh, poi andiamo avanti su come partizionare la tabella su più server oppure altre opzioni avanzate. Ma noi spesso ci fermiamo a colonne e chiavi esterne, se ci serve. E colonne è una finestra di dialogo di questo genere, in cui definiamo il nome della colonna, il tipo di dato delle colonne, questi sono tipi, i tipi supportati da MySQL, che sono imparentati con i tipi supportati dallo standard SQL. Non è proprio la stessa cosa. I tipi supportati da MySQL non sono esattamente gli stessi supportati dallo standard SQL, anche se i più semplici coincidono. Questo è una costante con tutti i database. Finché prendete una stringa e la volete memorizzare in un campo di un database o un intero, siete a posto. Quando cominciamo a dire che questa stringa magari è lunga 20.000 caratteri, allora la trattiamo come come si dice, un blocco binario. E allora i vari database si comportano in modo diverso, hanno tipi di dato diversi. Anche per le data e ora, il tipo di dato e le funzioni che offrono MySQL, Postgres e Oracle sono sottilmente diverse. Quindi hanno tipi di dato, ad esempio ciò che Oracle chiama timestamp, in realtà MySQL lo chiama datetime, e ciò che invece MySQL chiama datestamp non esiste negli altri database, è una cosa diversa. Si sono infilati un po' tutti nei buchi dello standard, o molto spesso i database hanno cominciato a implementare le funzionalità prima che fossero standardizzate, e dopodiché per continuità, per compatibilità con il passato, sono rimaste queste discrepanze. Quindi questo è solo un elenco dei tipi supportati, di cui conviene, no, per studiarsi la documentazione. La documentazione è anche fatta abbastanza bene sul sito di MySQL, ad esempio View Online della 5.5, dove c'è il capitolo, insomma, la formattazione non è il massimo, qui non hanno testato bene i fogli di stile, direi. Dove c'è il capitolo 10, ad esempio i data types, che ci dà l'elenco di tutti i tipi di dato supportati, ad esempio i tipi numerici, quali sono, bit, bool, boolean, eccetera, eccetera. Questa è la documentazione vista da MySQL. Quindi dice, io come programma, come server, supporto questi tipi di dati. Se definisci una stringa, queste stringhe possono essere char e varchar, che coincidono con lo standard SQL, binary invece no, blob e text servono per memorizzare grosse quantità di dati, quindi blob sta per binary large object, un grosso oggetto binario, e text invece un grosso oggetto ma non binario, che tipicamente contiene dei dati di tipo testuali. Altri database lo chiamano C-Clob, come blob ma con la C davanti perché contiene caratteri. Qui ci andiamo purtroppo a perdere nei rivoli delle varie incompatibilità tra i database. Qui dovremmo fare attenzione se dovessimo prendere un'applicazione web e spostarla su un'architettura di server diversa che usa database diversi. Non ci possiamo far nulla, possiamo solo, quando programmiamo, cercare di isolare il più possibile il punto in cui scriviamo la query, perché molto probabilmente nel futuro, se dovessimo migrare l'applicazione da un'altra parte, le query dovranno essere riviste tutte, quindi dovremo fare attenzione noi. Va bene, torniamo alla nostra tabella. Quindi io posso definire, ad esempio, una voce della lista, ho detto una voce, che sarà una stringa varchar, ricordate che è l'istruzione SQL, il tipo di dato SQL che indica una lunghezza, una stringa di caratteri di lunghezza variabile fino a un massimo di, non so, 50 caratteri.
E poi potrebbe esserci, abbiamo detto la data, cominciamo a metterlo anche se nella nostra applicazione non c'era ancora, che è un oggetto di tipo date time, no? Che è la data di registrazione di questa voce. E poi può esserci, in questo caso è già stato creato automaticamente da questa wizard quando crea una tabella, una voce id lista, che sarebbe la chiave primaria di questa lista, un id numerico di tipo intero. Se ci va bene lo lasciamo così, se no siamo liberissimi di modificarlo. Quindi qui abbiamo le varie nomi delle colonne e i tipi di ciascuna colonna. E poi abbiamo una serie di caselline, da settimana linguistica con le sigle da sopra, che vogliono dire rispettivamente la prima pk primary key, quindi seleziona la o le colonne che compongono la chiave primaria. Questo è la chiave primaria, viene visivamente sottolineata anche da questa cosa gialla, questa gocciolina gialla, che in realtà se uno la guarda molto da vicino è una chiave. Seconda colonna NN di caselline, NN sta per not null, quindi campo obbligatorio. Quasi sempre i campi sono obbligatori in una tabella, quelli che vogliamo, diciamo, lasciare opzionali, togliamo la spunta not null e lo lasciamo. A questo punto la colonna potrà anche non contenere un dato. UQ sta per unique, cioè questa colonna contiene dei dati che devono essere univoci. Ovviamente la chiave primaria è sempre univoca per definizione, ma io potrei volere altre colonne cui i dati all'interno della tabella non si ripetono mai, un vincolo di integrità a livello di SQL. In questo caso nessuna, perché in teoria potrei avere due voci diverse con la stessa dizione. Poi dipende, se in realtà non abbiamo ancora ragionato su quale deve fare l'applicazione. Se questa tabella del database contenesse le liste di utenti diversi, certo che utenti diversi potrebbero avere la stessa voce. Se invece questa tabella contenesse la lista di un utente solo, sarebbe stupido che quell'utente scrivesse due volte la stessa cosa, allora magari potremmo prevenirglielo. Dipende, arriva, è un'informazione che arriva dalla progettazione del database, arriva dal modello R. Però queste tre colonne ci dobbiamo ragionare, nel senso che dobbiamo scegliere noi qual è la chiave primaria, quali colonne sono opzionali, quali eventualmente sono uniche. Le successive tre caselle di solito non ci interessano. Bind indica una colonna binaria che contiene dei dati binari anziché di tipo testuale. UN se il tipo di numerico fosse per caso unsigned, senza segno anziché con segno. ZF vuol dire se quella colonna la creo, la riempio di zeri quando l'utente non ci ha ancora messo un dato, quindi di fatto do un valore di default uguale a zero. Ci interessano per casi particolari di cui non ho mai avuto l'esigenza. Mentre l'ultima colonna, AI, sta per auto-increment. Colonne di tipo auto-increment sono colonne di tipo intero, in cui il database assegna a lui un nuovo numero diverso ogni volta che viene inserito un nuovo dato. Se quando noi inseriamo un elemento in una tabella, in questo caso abbiamo una chiave primaria di tipo intero, e qui dobbiamo inserire un elemento, per il campo id lista dobbiamo dire vale 1, vale 2, vale 3, vale 7, normalmente. Se io provassi a inserire un elemento senza specificare il valore della chiave primaria, il database me lo rifiuta, perché la chiave primaria non può essere null. Con un campo autoincremento in realtà io posso omettere di specificare, quindi non dico quanto deve valere id lista, il database gli dà lui un valore numerico che si incrementa ogni volta. E quindi lui si genera da solo dei numerini da utilizzare come chiave primaria, che in alcuni casi può essere comodo perché non ci devo pensare io, in altri casi un po' più scomodo perché poi i numerini, visto che li decide lui, li decide come vuole, quindi sono numeri che si incrementano sempre, per cui se poi cancello un elemento e ne creo uno nuovo, quel nuovo non va a riprendere il numero vecchio, e quindi è una sequenza numerica con numeri con buchi. Quei numeri lì non li possiamo usare né prevedere. Se poi faccio un dump di un database e lo reimporto dall'altra parte, visto che l'importazione è fatta di insert, questi numeri verranno
possono essere ricreati in modo diverso rispetto a quelli che c'erano prima. Quindi è una comodità in alcuni, quando in realtà non vogliamo dare nessun valore vero, nessun significato vero a quei numeri. Ma noi potremmo benissimo lasciare l'autoincrement, però ricordiamoci che se la nostra applicazione è la lista della spesa, quelle voci della lista hanno un ordine, che non è l'ordine di inserimento, perché il campo autoincrement va in ordine di inserimento, è l'ordine che l'utente decide. E quindi questa dovrebbe essere un'informazione aggiuntiva che gestisco io come applicazione, non lascio gestire il database. Lascio che il database gestisca un campo di lista, così si gestisce le sue chiavi primarie da solo. Ma io ci aggiungo un campo ordine, ord, che è un campo intero, non nullo, univoco, è univoco perché non posso avere due campi che abbiano lo stesso valore. Poi una cosa, l'applicazione dovrà usare questo, e questo me lo gestisco io come programmatore. Un'altra cosa utile, prima di salvare i dati di questa finestra, è quella di indicare dei brevi commenti. Sono commenti sulla colonna. No? Quindi ad esempio qua potrei scrivere voce della lista, voce inserita dall'utente. E qui potrò, nell'ordine, potrò mettere numero d'ordine della voce a partire da 0 magari. Sono dei commenti, fa sempre bene metterle. Sulla base di queste scelte, questa, te vi ho dato il nome, sì, lista. Sulla base di queste scelte, lui ha popolato già da solo la linguetta degli indici, dicendo, beh, visto che ho una chiave primaria e che c'è un campo che deve essere univoco, io per poter, quando faccio una insert, verificare se è univoco, ho bisogno di un indice che mi dica quali sono gli elementi inseriti. Quindi lui da solo ha capito quali erano gli indici che deve creare. C'è l'indice primary che va sulla ID lista e l'indice unique che va sul campo ordine. E va bene, l'ha fatto lui. Se io volessi aggiungere altri indici, sono libero di farlo. A cosa servono gli indici? A sveltire le ricerche, principalmente. O a vincolare l'unicità, ma soprattutto a sveltire le ricerche. Quindi se so già che farò molte ricerche per una certa colonna, posso esplicitare, dire al database, costruisci un indice su questa colonna. Una colonna indicizzata richiede più tempo ogni volta che devo inserire un dato o modificare quel colonna, perché vuol dire che devo aggiornare l'indice ogni volta che modifico la tabella, ma rende molto più veloci le operazioni di ricerca, di join. No? Quindi tutte le colonne che fanno parte di un join, tutte le colonne su cui penso di dover fare molte ricerche, conviene dare. Si possono aggiungere e togliere gli indici in qualunque momento. Però sono un fattore che, che è in grado di cambiare anche di 50-100 volte le prestazioni di un database, soprattutto se contiene molti dati. Quindi, ma fa parte dell'ottimizzazione delle prestazioni, questo è un discorso che è un po' fuori dal contenuto del corso. E poi è possibile, in questo caso abbiamo una tabella sola, quindi non ha senso farlo, definire delle chiavi esterne. Quindi magari quell'utente definisce quelle, ma su questo ci torniamo quando faremo delle cose un pochino più complicate. Pardon. Quindi, fatto tutto questo, non ho ancora fatto nulla. In realtà ho solamente giocato con delle caselline. Il database non sa ancora nulla di tutto ciò. Per creare davvero la tabella, faccio apply. Apply trasforma in SQL ciò che ho scritto. Volendo, qui lo potrei ancora guardare, controllare, modificare, quello che vogliamo, ma è alla fine, questo secondo livello di apply, finalmente prende questo pezzo di SQL e lo manda al server. Quindi tutto il workbench non è altro che uno strumento carino e sofisticato per aiutarci a non scrivere a mano quelle query in SQL. Qui c'è anche una sintassi che è non standard, che è specifica di MySQL, che è quella di indicare i nomi
dei database, sferra, delle tabelle, lista, e delle colonne, tra virgolette, che attenzione che sono le virgolette al rovescio, quelle inclinate al contrario, non è l'apostrofo, quello che sulla tastiera italiana non c'è, tanto per capirci, quello che in inglese chiamano il backtick, la virgoletta al contrario, in realtà sono opzionali quelle virgolette lì. Vengono utilizzate perché i nomi, MySQL vi permette di creare dei nomi che contengono anche dei caratteri che in SQL non sarebbero leciti. Allora con quelle virgolette lì è in grado di delimitare il nome, anche se il nome di una tabella potrebbe contenere uno spazio, un trattino, che normalmente non sarebbe permesso. Se noi usiamo solamente nomi con lettere alfabetiche, con identificatori semplici, in realtà quando scriveremo le query non abbiamo bisogno di mettere quelle virgolette strane. Il workbench, per essere sicuro, le mette sempre. Apply. Questa volta è andata bene. Quindi se chiudo, vedo che nel mio database è comparsa una nuova tabella lista e questa tabella è composta di varie colonne. Su questa tabella che cosa posso fare? E quindi posso, crearne varie. Che cosa posso fare su questa tabella? Beh, le azioni che mi permette, ricordiamoci sempre, siamo in questa colonna qua, sviluppo SQL. Ciò che abbiamo fatto è creare nuovi database, nuovi schema, e creare tabelle all'interno di questo schema. Poi sulle tabelle possiamo scrivere delle query che lavorino sul database, oppure in modo più visuale c'è questo comando edit in cui io posso cominciare a scrivere una voce, voce 1, ordine 1, voce seconda, ordine 2, voce, che ne so, latte, ordine 4, e prosciutto, visto per ritornare all'esempio di prosciutto, ordine 3, ad esempio. La data di tutti questi l'inserisco nella data attuale, quindi magari 9 dicembre 2011, uguale per tutti e quattro, e di nuovo qui sono nel workbench, quindi ho preparato questa tabellina, adesso se voglio posso inviarla al database. Il database non ha ancora visto nulla, e quindi qui ci sono tutti gli strumentini per lavorare su questa tabella attuale, di cui uno è inserisci una riga, modifica la riga corrente, eccetera eccetera, e poi ci sono altri due, i due bottoni più importanti, che sono discard changes oppure apply changes ai dati, quindi fai i cambiamenti oppure dimenticali. Noi li vogliamo fare, e questo viene tradotto in una serie di insert, e qui tutti ci ricordiamo la sintassi della insert, quindi l'avremmo potuto scrivere a mano, ma a questo punto di questa tabella di cui ho inserito dei dati posso anche ad esempio fare delle query. Select rows, ad esempio, mi precompila una select con i valori dei campi. In realtà io potrei voler magari nel mio database, per poter visualizzare questa tabella, immagino che dell'ID lista non me ne frega niente, mi interessa solamente la voce, la data e il numero d'ordine, e di questo però li voglio ordinati per numero d'ordine crescente. Quindi seleziona solamente voce, data e numero d'ordine ordinati per numero d'ordine crescente. Quindi in questa finestra posso modificare le query, e poi nella finestra superiore posso, c'è questo fulmine che dice esegui la query nella connessione attuale, e sotto vedo il risultato di questa query. Quindi è uno strumento che mi permette, allora, per le cose
di amministrazione, quindi creo una tabella, aggiungo delle colonne, eccetera, le query vengono create direttamente dal Workbench. Però poi quando vado a fare l'interrogazione dei dati sono solamente io che so quale interrogazione scrivere e questo ausilio mi permette di giocarci essenzialmente, la scrivo, vedo il risultato, eccetera. Questa è una tabella in cui non posso modificare i dati, posso solamente vederli. Mentre nell'altro caso per modificarli dovrei andare di nuovo su Edit, in questo caso sarebbero modificabili. Vabbè, ma è abbastanza tutto sommato semplice da usare. Se volessi modificare a questo punto, ho dimenticato una colonna, mannaggia, sempre da qui, alter table, e mi ridà quella finestra di prima in cui posso aggiungere, modificare, ritoccare le cose, con l'apply lui genererà le opportune istruzioni per andare ad aggiungere, modificare le colonne, eccetera. E questo mi... con questo lavoro, diciamo così, in tempo reale sul database. Ok. Adesso, le persone che vorranno gestire la lista della spesa ovviamente non potranno usare questa interfaccia per farlo. Allora, dobbiamo fare adesso noi il passo di vedere in Java, invece, come ci si connette, come si usa un database. Quindi, per ora mettiamo in pausa questo, diciamo che okay, abbiamo fatto un piccolo database con una piccola tabella con quattro voci inserite a mano al suo interno. Il prossimo passo è provare a creare una pagina HTML che visualizzi queste quattro voci o quante sono in questa tabella, no? Poi vabbè, ovviamente poi quell'applicazione potrà essere, diciamo così, completata di tutte le altre funzioni del tipo inserisci, modifica la voce, quelle che già avevamo su una tabella che viveva in sessione. Prima di chiudere il Workbench però voglio fare ancora un'ultima operazione, perché finora sto lavorando su questo database con che utente, con che privilegi, quelli di amministratore, quelli di utente root. Non è bello, perché se faccio un errore, un click sbagliato, rischio di cancellare qualcuno degli altri database che sono qua dentro. Idem per l'applicazione Java, se l'applicazione Java manderà poi un comando sbagliato vorrei che non facesse danni, perlomeno non su scala globale, no? su altri database. Quindi io preferisco creare un utente speciale, no? Aggiuntivo, speciale, un utente in più che abbia solamente il privilegio di accedere al database spesa, così non può far casino, e il mio programma in Java si collegherà a questo database con quelle credenziali lì e non con quelle di root, così nell'applicazione non vado a mettere la password di root, no? Allora facciamo ancora questo passaggio. Utenti privilegi, allora qui la colonna di sinistra elenca gli utenti, la colonna di destra elenca i privilegi dei singoli utenti, i permessi. Quindi noi creiamo un nuovo utente ad account e le informazioni su questo utente quali sono? Il nome, la macchina da cui si può collegare e una password. Noi chiamiamo l'utente, chiamiamolo spesa. Diciamo che si può collegare solamente da localhost, solamente dalla macchina corrente, quindi se voi dal vostro PC cercate di collegarvi a questo mio database non vi lascia il server, perché accetterà connessioni solamente provenienti da localhost. E come password, con tanta fantasia, la chiamo spesa. Apply. Ok, adesso a questo punto abbiamo questo nuovo utente spesa, che non può fare quasi nulla, perché non ha dei privilegi se non quelli di default, che sono molto bassi. Ma io posso dire che questo utente spesa avrà dei privilegi specifici aggiuntivi. Quindi ho creato l'utente, poi posso dare dei privilegi di qualche utente verso qualche schema, verso qualche database. Quindi in particolare il mio utente spesa, adesso vedete che non può fare nulla nei privilegi suoi a destra. Ma io posso decidere di dovrebbe
dovrebbe esserci un bottone ancora. Ho scritto aggiungi. Ma non riesco a ridimensionare la finestra in modo da vederlo. Allora. Ok. Lascia fare di più, perché lui dice la risoluzione è quella, non puoi aumentarla. Come? Spesa. Sì, sì, però non lo vedo. Dov'è il bottone? Fatemi fare una cosa. Voi non lo vedete? Ma alla destra di quel bottone c'è scritto, c'è un altro con scritto Add Entry. Adesso ho tolto il monitor, quindi la risoluzione dello schermo si è allargata, clicco su Add Entry e rimetto. Quindi era qui, un po' sulla destra, non si è visto, e avevo selezionato l'utente spesa e dico ok, quando l'utente spesa si collega dalla macchina localhost, che tra l'altro è l'unica da cui si può collegare, potrei fornirgli un accesso più ampio da più macchine e cambiare i privilegi che ottiene a seconda della macchina da cui si collega. Può avere dei privilegi su ogni schema oppure su quello che dico io, che è sullo schema spesa. Quindi l'utente spesa può accedere al database spesa e che cosa può fare? Beh, lo decido io cosa può fare. Select, create, eccetera. Anche qua di nuovo c'è un pezzo di, sono altre caselle che non si vedono, sono tagliate in questa interfaccia. Seleziono tutto, di fatto la mia scelta, dico va bene, io lascio che questo utente spesa possa fare tutto ciò che vuole, ma solamente in questo database qui. Di nuovo devo togliere la spina per riuscire a cliccare su apply. Che adesso comparono. Bagno. Adesso non ce la fa. Vabbè. Diciamo che lo faccio tra un attimo in intervallo, perché adesso non me lo allarga più. Allora, abbiamo un utente che è in grado di collegarsi al database. Abbiamo un database creato che contiene una tabella che contiene alcuni dati. Adesso il nostro prossimo passo, il nostro obiettivo sarà quello di dire da un programmino in Java. Magari questo programmino girerà dentro una pagina GSP, visto che già così già ci mettiamo nel contesto web, come si fa ad accedere a un database? E la risposta sta in quattro lettere, JDBC. JDBC è la libreria Java per accedere al database. Quindi ciò che dobbiamo fare è imparare come funziona la libreria JDBC, che è basata su quel connector che abbiamo scaricato, e poi praticamente vedremo che c'è una sequenza che è sempre la stessa di operazioni da fare per poter accedere al database. Quindi oggi impareremo il punto 2 essenzialmente, che è il livello base, se vogliamo, della libreria JDBC, ci permette di aprire una connessione. Dal mio programma Java cosa devo fare? Aprirò una connessione verso il database e su questa connessione lancerò una query, che è quella con cui abbiamo giocato prima, cioè dammi tutti gli elementi della lista ordinati per ordine, per numero d'ordine. E poi imparerò a ottenere risultati da quella connessione e questi risultati che ottengo li metterò nella pagina web. Poi però dovremo fare dei passi successivi, che non faremo oggi, che sono essenzialmente di due tipi, tre. Due sono indicati qua e uno invece è su un altro, che sarebbero i punti 3-4, e l'altro invece è relativo alla parte di model view controller. No? I passi successivi che dobbiamo fare è di passare da una pagina GSP che fa a mano delle istruzioni,
che fa, diciamo, localmente delle istruzioni per connettersi a un database, trasformarle in, secondo, diciamo così, il pattern model view controller, nel senso che poi l'accesso al database fa parte del model. E quindi dobbiamo capire come fare a gestire l'accesso al database dal data bin, dai bin della nostra applicazione, non dalle pagine JSP. Quindi dovremo un po' darci delle regole su dove mettere queste query, come gestirle. Dovremo, qui parlo di connection pool nel punto 3, un'operazione di configurazione che permette di ottimizzare l'uso delle risorse del database essenzialmente, evitando ogni volta che devo fare una query piccola piccola di aprire e chiudere una connessione nuova verso il database, che è un'operazione costosa in termini di tempo, no? Soprattutto per applicazioni web che fanno molte query, ma molto semplici, nella maggior parte dei casi molto semplici, ci vuole più tempo per una connessione che non a fare la query. Allora ci sono dei meccanismi che si chiamano appunto i connection pooling, in cui l'applicazione apre 10 connessioni, 20, all'inizio, durante, verso il server, all'inizio dell'avvio dell'applicazione, e poi queste connessioni vengono riusate tutte le volte che bisogna fare una query, ma non sto mai ad aprirne o chiuderne delle nuove. Questo si può fare tranquillamente dentro Tomcat, servono un paio di file di configurazione per farlo. E l'ultimo punto, che si chiama prepare statement, è un punto legato alla sicurezza dell'applicazione, per evitare che l'utente, è un'attenzione particolare che dobbiamo fare per evitare che l'utente possa eseguire delle query SQL arbitrarie sul nostro sito, scrivendo dei dati mal formati o formati ad arte per fregarci dentro le caselline di testo del nostro sito. Se noi prendiamo una parte di testo che è stata scritta da un utente in una casella e la usiamo per comporre una query, stiamo rischiando molto, perché poi l'utente lì dentro potrebbe scrivere, anziché il proprio nome, potrebbe scrivere un pezzo di istruzione SQL. E se questa istruzione SQL la facciamo eseguire, stiamo eseguendo nel mio database, che è iperprotetto, la query che arriva dal più fetente degli utenti del mondo, che ha deciso di cancellarmi o rubarmi i dati. Ma questi sono gli argomenti futuri. Il primo argomento sarà questo: accedere a un database, quali sono i passi pratici. Tra un quarto d'ora lo vediamo. 20 minuti, via. Così avete tempo di prendere un panino.